Questa puntata di Al Caffè Letterario è offerta da Stefano Tonini, consulente Zurich. Buonasera, per una nuova puntata del Caffè Letterario abbiamo il piacere e l'onore di ospitare la grande scrittrice italiana Susanna Tamaro, una veramente delle più importanti narratrici del XX e XXI secolo, che è stata inserita qualche anno fa fra i 150 scrittori italiani più importanti di tutti i tempi, che ha pubblicato romanzi che hanno venduto, ma non solo venduto, che hanno coinvolto, hanno emozionato in Italia e nel mondo. Ne citiamo solo due, oltre a una grande storia d'amore di cui parleremo, il nuovo romanzo per Solferino di Susanna Tamaro, Va dove ti porta il cuore, un assoluto bestseller proprio emozionale, non solo di vendite, e Anima Mundi. Poi Susanna Tamaro ha scritto molto anche per i ragazzi, amatissima dalle giovani leve. E arriviamo al punto. Signora Tamaro, ecco, io mi permetto di dire che è una grande storia d'amore, è un romanzo dickensiano, ma con dentro l'amore, perché non ci sono solo le emozioni. Io le confesso, sono un lettore di libri, un recensore già da parecchi anni, che quando sono arrivato alla lettera, finché conclude il romanzo, mi è scesa anche una lacrima, cioè veramente il suo romanzo coinvolge molto. Però è anche un romanzo di società. Lei descrive gli ultimi decenni dell'Italia del XX secolo, i primi del XXI, attraverso proprio una grande storia d'amore. Vero, Vero? beh, sì, è vero, è vero. Un'ottima lettura. Infatti, è una storia d'amore, ma non è una storia, diciamo, privata, Sì. diciamo, Certo. piccola, stretta. È una storia che fa un affresco della società. Perché pensavo, io dicevo da tanti anni, volevo scrivere una grande storia d'amore perché, letteralmente parlando, è la cosa più difficile. Ma in tutti i grandi romanzi c'è al centro una grande storia d'amore. Penso da Anna Karenina, Guerra e Pace, no? Cioè, il fulcro è la storia d'amore. Per raccontare la storia d'amore bisogna avere anche una certa età, secondo me, perché bisogna aver lasciato alle spalle quel mondo, averlo metabolizzato in qualche modo. E poi attraverso l'amore si racconta tutta la società intorno, perché gli amori cambiano anche a seconda della società che hanno intorno, naturalmente, no? Dunque era una grande sfida. È stato un libro molto appassionante da scrivere, che mi ha sorpreso, e molto emozionante, perché anche io mi sono emozionata in diversi punti. Certo. È un libro che a me personalmente ha dato tantissimo mentre lo scrivevo e che mi ha sorpreso, e quella è sempre una bella cosa. Anche dopo tanti, ho scritto tanti libri, essere sorpresa da un libro è insomma una cosa anche abbastanza rara. Sì. Ma difatti sorprende molto il lettore perché ci sono questi personaggi che si intrecciano, incrociano anche molto diversi fra di loro, noi protagonisti, Andrea il capitano, questo lupo di mare, diciamo, che viaggia sulle sue rotte, che vive in un piccolo appartamento di Venezia, che quasi rifugge un po' il mondo, ha una famiglia di Cormon, se non mi sbaglio, no? Che ha vissuto delle difficoltà, lui è cresciuto così, ma lui sta bene con se stesso. Poi per caso incontra questa ragazza che è più giovane di lui, no? Patrizia, che in realtà vuole chiamarsi Edith, che è un po' l'elemento, come si potrebbe dire, anarchico della storia, sempre in movimento. Lei si ritrova e si perde, però completamente sbalestra la vita del capitano, che per lei lascia la fidanzata. Ecco, come ha fatto a trovare questo personaggio che è splendido di Edith, nelle sue contraddizioni? Infatti, Edith è un personaggio che amo molto, perché è un personaggio appunto scoppiettante, anarchico, ribelle, però ha in fondo comunque un bisogno di solidità, e lo trova appunto in Andrea, la solidità. La sfida era raccontare una storia tra due persone veramente opposte, che tutto sommato riescono invece a costruire una vita insieme con delle difficoltà, perché hanno un profondo rispetto alla libertà dell'altro,
e hanno la pazienza di attendere di crescere insieme. Questa è una storia, mi piaceva raccontare nella storia, no? Perché si pensa che sotto la canzone d'amore è una specie di melassa in cui due annegano, no? La canzone d'amore sono contrastate, sono, diciamo, le verse d'amore hanno tanti picchi, salite, discese, eccetera, no? È bello raccontare questo andamento movimentato, la storia in cui però rimane questo legame profondo, no? Poi mi è piaciuto molto fare il cambiamento di nome, Patrizia Edith, insomma, no? Perché siccome io non ho mai amato il mio nome, e anch'io pensavo, come vorrei cambiare nome, no? Pensavo che sia un mio pensiero, dico, io avrei potuto cambiare nome a un certo punto, no? E, cioè, e del resto anche la madre di Andrea, no? Cambia nome, cioè c'è tutto un gioco sui nomi anche nel libro, che è molto importante, no? Ma difatti nel romanzo ci sono molte andate e ritorno, no? I due personaggi principali si lasciano, più che altro la ragazza parte, poi però si ritrovano anche in situazioni addirittura a Bali, no? E sembra quasi destino, no? Ecco, secondo lei le vere storie d'amore, che sono quelle di una vita, no? È veramente in qualche modo un destino platonico delle due parti che si incontrano, no? Già secondo la filosofia greca. Sì, sì, infatti, ma io penso di sì, che alla fine, così contemplando tante storie, contemplando la vita, io penso che ci sia un destino negli incontri delle persone, no? Perché tu a un certo punto vai in un posto e incontri una persona che magari ti è anche antipatica all'inizio, come Edith e Andrea, no? Però poi senti, parte qualcosa che non puoi spiegare razionalmente, che ti attira quella persona, no? E dopo tu puoi anche appunto rompere, però poi se il destino ti ha portato a quella persona ritorna nella tua vita, come succede appunto nel caso del capitano, con vuoti, sofferenze, rabbie, abbandoni, eccetera, eccetera, no? E questa è la cosa, insomma, appassionante del rapporto anche, no? Ecco, poi volevo chiedere, a me è intrigato, interessato molto anche l'ambientazione del romanzo, che si svolge soprattutto sul mare, molta parte del romanzo è sul mare o vicino al mare, la Venezia di Andrea il Capitano con le sue partenze e ritorni, e poi Edith Patrizia che è di Mestre, però ama di più la montagna, però poi vanno a finire su quest'isola al largo di Livorno, quasi per riconquistare una libertà di orizzonte, no? Sì, io sono di Triestina, un'altra Trieste, dunque il mare è sempre fatto parte del mio orizzonte, però nei miei libri non avevo mai parlato del mare, non mi sono resa conto. Sì. Allora è stato un momento per entrare in questa dimensione che avevo sempre archiviato, che io mi piace molto anche la montagna, si parla di montagna. Certo. E ho voluto raccontare il mare perché mi dava una dimensione di orizzonti, di luci, di pensieri molto diverso dalla montagna e altre cose, no? E dunque c'è tanto mare e c'è una Venezia che è una Venezia, diciamo, quotidiana, nella Venezia turistica, e poi c'è questo, diciamo, ritiro finale su quest'isola, che è un'isola dell'arcipelago toscano, no? Molto selvaggia, molto, in cui loro ricostruiscono dopo una vita di abbastanza altalenante insieme, no? Perché non è stata una vita facile, loro cercano di costruire, come molti fanno, come un nido per la vecchiaia, insomma, per accogliere poi i nipoti, le cose, no? Era una cosa che le famiglie facevano a un certo punto, le coppie stabili, l'idea di fare un luogo per la discendenza, insomma, in cui essere nonni. Sì, sì, beh, d'altronde già Tolstoj, mi pare, diceva, le famiglie felici non fanno scrivere romanzi, invece esatto. Quelle contrastate, sì, ecco, il suo, senz'altro, per fortuna, è un grande romanzo. Io volevo chiederle, ecco, per quello che ho usato la parola, non so se a proposito o sproposito di Kenziano, però come cornice del romanzo, sempre come in seconda battuta, ma sempre presente, c'è anche una sua critica sociale, no? Verso una certa parte della società, magari più facile, no? Che si lascia andare magari alle ideologie, eccetera, e che magari non ha quel senso profondo della famiglia, che invece poi esce alla grande, alla fine del libro, proprio col personaggio del capitano che rimane, che riesce a riconquistarsi la famiglia. Sì, sì, è un libro che parla degli anni della grande crisi, diciamo, anche di tutte le istituzioni, famiglia in primis, no? Di cui appunto Edith è la rappresentante, perché lei è contraria, no? E poi però lentamente, con la vicinanza di Andrea, capisce, sente che in realtà questa cosa è fondante ed è importante fondarla, insomma, perché quella ideologia lì portava in vicoli ciechi, no? Molto importante anche la delusione quando va in Cina, cioè il rapporto con la Cina, il rapporto, no, con questa delusione anche di mondo ideale che poi finisce, no? È stata la delusione di una generazione, no? Aver sognato un paradiso in terra, poi scoprire il paradiso in terra non esiste, no? Che possono fare dei piccoli paradisi nei nostri cuori, insomma, però non è che si va molto più in là di questo. Dunque preferisce fare paradiso sull'isola con Andrea piuttosto che continuare a sognare paradisi che magari sono poi
per niente paradisi, insomma, diciamo così, no? C'è un grande affresco. Poi io sono una grande amante di Dickens, in tutti i miei libri, anche in Anima Mundi, sì, è uno dei miei autori prediletti. Anche in Anima Mundi c'è questa descrizione degli anni 80, degli anni 90, del cambiamento, con i quiz televisivi, con le, cioè, ogni mio libro ha una parte sempre molto privata, molto intima, in qualche modo, ogni mio romanzo, e poi un'analisi del momento storico che si affronta, no? Queste sono le due scarpe con cui un libro dovrebbe camminare, insomma, sempre. Sì, sì, sì. Un libro, non un libro fantastico, ma un libro che parla della realtà. Ah, ma certamente. Sì, sì. Poi c'è il personaggio della figlia Amy, che in realtà non è la figlia del capitano, diciamo così, ma di un altro uomo che si scopre alla fine, no? Solo nella lettera finale, che Patrizia Edith, diciamo a questo punto soprattutto Edith, lei vuole essere Edith, è incontrato proprio in questi suoi giri, diciamo quasi del mondo globale. Però ecco, questo personaggio, anche la figlia Amy, che quando era piccola amava questa famiglia, anche un po' strana, perché chiama il padre zio Papi, no? Quindi non è il padre, lo zio, ma insieme lo è. Quando cresce è quasi come se le rimanesse ad Amy, la figlia, un retrogusto di qualcosa di incompiuto, no? Sì, sì, sì. E la figlia ha anche il carattere molto inquieto della madre, naturalmente, e lei adora zio Papi da quando era piccola, però come molti ragazzi di questa generazione, davanti ai dolori, davanti alle fratture, ha una reazione di fuga, di distacco, di paura, no? Questa è una cosa molto generazionale, secondo me, delle ragazze che adesso hanno 20 anni, 18, 19 anni, di paura della vita in qualche modo. Dunque si deve allontanare anche da zio Papi, naturalmente. Però c'è sia l'eredità del carattere della madre, che si capisce in queste così impuntarsi, sia appunto un fatto generazionale di non sapere, di sentirsi smarriti in questo mondo, cosa che è assolutamente realistica adesso più che mai, insomma, no? Sì. Però poi, mi piace lasciare una porta aperta alla fine. Certo, poi non so se è giusto raccontare ai nostri futuri spettatori. Non si può, no? Il finale non si può, però si può raccontare quello che a me è parsa la cosa fondamentale della lettera che Edith lascia, no? Alla sua famiglia, no? Alla sua famiglia in qualche modo riconquistata, che è quella dell'amore che vince la morte. Ecco, a me piacerebbe che lei parlasse di questo, che mi sembra fondamentale. Sì, beh, diciamo, è un argomento di cui si parla un po' pochino ultimamente, no? Però appunto io, qualsiasi persona che ha un rapporto forte, lungo, duraturo, sa, intuisce nel suo cuore che l'amore è più forte della morte, cioè la morte è una, noi viviamo una realtà, naturalmente ci sono tante realtà nella nostra vita che ignoriamo, di cui la realtà del mistero della vita, diciamo, dunque, e l'uomo ha sempre intuito dalle prime segni dell'umano che oltre la vita c'è una vita misteriosa, no? Dunque che il fatto di fondare la questione dell'amore fa durare, sconfigge l'apparente vittoria della morte, no? Questa è una cosa molto importante, che noi viviamo sempre compressi nel tempo, no? Il tempo di qua, invece noi la dimensione della vita, della natura, c'è l'eternità intorno, no? Dunque io penso che quello che è vissuto con amore vero, poi qualcosa che si sconfigge nell'eternità, ecco, sì. Ecco, lei descrive anche, diciamo, la parte naturale del romanzo che circonda i personaggi, quest'isola in qualche modo riconquistata, anche come orizzonte proprio dello sguardo, quasi come una specie di dialogo, non so, si potrebbe parlare quasi di una natura viva, no? C'è la storia delle api che coltiva Edith, che poi passano al capitano, e come che immergendosi nella natura si riesce anche a vincere questo amore per la natura, connaturarsi, no? Sì, infatti la storia delle api è molto importante, Edith aveva le api, anch'io le api, posso parlare con competenza di questo, no? Naturalmente, però lascio questo dono, insomma, anche inquietante, quella scatola di api, qualcosa fa anche una certa paura, no? Però è tramite, per passare qualcosa di più profondo, no? Io penso che la natura ci parla della bellezza, della creatività, ci parla anche dell'inquietudine, del male, del mistero, no? E se noi, in un momento come questo, particolarmente in cui siamo costretti in scatolette tecnologiche, la contribuzione alla natura è la grande via di liberazione, anche di respiro della persona, no? Perché vedi che c'è un mondo immenso, complessissimo, complicatissimo, ma a quella base c'è la bellezza, non c'è la bruttezza, no? Dunque questo ci fa interrogare, che se una balena è bella, il mare è bello, no? Questo ci dice che c'è nel mondo un principio del bene,
che si manifesta attraverso il bello. Questa è una cosa di cui abbiamo molto bisogno adesso, no? Dunque, la mia natura è sempre una natura che parla di qualche fondamento della vita, no? Non è una natura ideologica, ma una natura che parla della realtà profonda. Certamente, certamente. Ma difatti il libro trascina anche poi per questo, perché si vede che insomma la scrittrice e poi i personaggi, no, attraverso la sua scrittura, riescono poi, nonostante tutti i disagi dell'era moderna, nonostante magari tutti i problemi che possono avere degli individui, eccetera, riescono a riconquistare questo mondo naturale, no? Ma io, per concludere, volevo farle una domanda, se posso, tecnica. Cioè, lei quando immagina le sue storie, le ha già tutte in testa o scrivendo come dire, si sciolgono? Sì, io credo che scrivere, io ho scritto 30-31 libri, per me è sempre una straordinaria sorpresa. Perché, come dico io, se mi annoiassi io, figuriamoci i lettori. Dunque io comincio un libro, volevo scrivere una storia d'amore, questo era il punto di partenza, certo. E sapevo che lui potesse essere un capitano, questo è il punto di base. Dopodiché tutto il resto io di giorno in giorno invento, e per me è una grande sorpresa quello che scrivo il giorno dopo. Non lo so mai, lo scrivo, tipo, è stato bellissimo scrivere le due madri, le due madri, la madre di Edith e la madre di Andrea. Sì. Infatti vengono fuori personaggi che uno dice, ma dove stavano prima? No? Io stessa mi domando, dove stavano questi personaggi? Eppure per fortuna vengono fuori, sono sempre perfettamente coerenti al racconto. Questa è una delle magie della scrittura, che è una magia veramente straordinaria, questa di avere dei mondi che esplodono in mano e che non si sapeva di avere. E quindi è come se i personaggi venissero a lei una volta che lei... Esatto, una volta che uno li... Se i personaggi sono giusti, vengono e vanno avanti senza problemi. Se invece può succedere, può succedere di sbagliare il personaggio, allora ci si incaglia, non si va avanti. Allora io capisco che quel personaggio devo cestinarlo, perché è finto, no? Quando il personaggio ha una verità dentro di sé, va avanti con le sue gambe, devo soltanto seguirlo nella sua vita. Certamente, e poi lei ha sempre questa grande predisposizione, ma poi lo risolve benissimo, della parte epistolare, no? Sì, i romanzi ricompare. Tutti i miei romanzi hanno perso nelle lettere, perché nelle lettere uno raggiunge il cuore della persona più profondo, no? Nella lettera siamo nudi nella lettera, no? Infatti io dico, io spingo tutti anche a scrivere lettere, anche i ragazzi, perché le lettere sono una ricchezza straordinaria anche nella vita privata, no? Trovare una lettera alla propria madre quando non c'è più, cioè, è fondamentale avere un pezzo di carta che fonda la nostra memoria, no? Noi stiamo diventando esseri senza memoria per via delle attestature elettroniche, e senza memoria anche senza emozioni, no? E questa è una cosa brutta. Certo. Signora Tamaro, la ringrazio moltissimo di essere stata nostra ospite al Caffè Letterario. E a una prossima intervista in un futuro imprecisato, quando scriverò un altro romanzo. Speriamo presto. Certo. Grazie. Arrivederci.